benefico, come sapete, il 100% degli introiti del calendario vanno a finanziare un bando della casa, un bando di gara, come è stato l'anno scorso, pubblicato sulla pagina ufficiale del gruppo 25 aprile e lo sarà il prossimo a gennaio, quando avremo fatto la conta degli incassi del calendario 2019. Prima di partire col 2019, che è il prossimo bando, vorremmo anche festeggiare la vincitrice del bando dell'anno precedente, che è stato finanziato con il calendario 2018. E c'è una firma simbolica oggi, perché grazie anche a questo piccolo contributo che abbiamo dato, Silvia Bortolini ha potuto trovare casa a Venezia, ed è una situazione di sfratto incolpevole in cui si trovava, perché non era uno sfratto per morosità, era uno sfratto per finita locazione. A dicembre, se ho ben capito, Silvia prenderà possesso di un appartamento ai Frari e per aiutarla a pagare il deposito cauzionale verrà adesso dalla nostra tesoriera Donato Olivieri fatto oggi stesso il bonifico con valuta di domani o dopodomani, entro martedì, quindi con i 3.000 euro che sono stati raccolti grazie al calendario 2018. C'è una firma simbolica che noi dobbiamo chiedere, perché essendo una donazione richiede un'accettazione, non possiamo obbligare nessuno a accettare 3.000 euro. Un applauso. Con questa stessa foto, con bella pubblicazione in mano, siamo al gruppo. Sono qui come Cristina Giussani, titolare di una libreria veneziana. Io sono una che crede molto nel fare insieme, nel collaborare, crede nell'essere nelle associazioni che fanno le cose bene. Io conosco il 25 aprile da tanti anni, ma solo in tempi molto recenti mi sono avvicinata, mi sono associata. È vero, grazie. E quindi ho accettato ben volentieri quando Marco mi ha proposto di essere uno dei punti di distribuzione del calendario, perché, ripeto, crediamo che sia questo il modo di vivere la città, il modo di collaborare. Credo che chi si porta a casa il calendario avrà ogni mese un bel pensiero di questa nostra città. I passi diventano alberghi taschei. Il campo che se sempre manco puntei. Se ti sei letto, vien qua e sta guaivo, che te trovo una fitta camere. Se le foto sono incorniciate, è grazie a Francesco Di Pumpo, commerciale di Carlo Di Pumpo. Bravo! Ogni donne che passa magna e va, nome convinse il tuo che potemmo fa. In tante case le compra straniero del turno, per perserle 3 settimane all'anno. Ma col cammino de sera in primavera, e sento il rumor dei miei passi su a strada, vado intorno e riso che chi nasce a Venezia si abitua fin da piccolo a vera bessa. E una cosa se che ne manca, cosa ne se manca, fa arrivare a negarsi insieme a nostra città. Cosa se che...